promozione sul campo. Mettendo a segno ascolti da urlo con Domenica In, Mara Venier si candida di prepotenza alla grande chiamata. Dopo i due anni consecutivi con Claudio Baglioni, impegnato nella doppia veste di direttore artistico e conduttore, circolano i primi nomi sul successore al Festival di Sanremo 2020. Tra le candidature eccellenti proprio quella della zia Mara si sta facendo sempre più strana. Mara Venier nel top 1 per Sanremo 2020. La giornalista Michela Proietti del Corriere della Sera chiede a Mara Venier se presenterebbe la prossima edizione della Kermesse d'Amore. E lei, clamorosamente, risponde con un secco e sonoro no. Difatti, confessa che la conduzione canonica del festival non fa per lei per lo strascico di polemiche che ogni volta porta con sé. Perciò, qualora la proposta le arrivasse sul piatto, dovrebbe rifiutare, in quanto predilige un ambiente accogliente e rilassato. In passato, ricorda, ha preso le redini del dopo festival con Renato Zero e Roberto D'Agostino, divertendosi tanto. Al contrario, l'evento principale creerebbe in lei tensione. La conduttrice sta ben seduta, accogliente, sul suo divano. Il riscatto con Domenica terrà fede alla parola o cambierà idea in onore del Festival di Sanremo. Intanto Mara Venier si gode gli straordinari ascolti raccolti con Domenica Lì. Tanto che un altro gigante della televisione italiana, Barbara D'Urso, si è trovata costretta a spostare la fascia oraria del suo Domenica Live, sconfitto in 12 confronti su 16. Il boom di ascolti rappresenta per Mara il riscatto della sua vita, fanno presto a umiliarlo, a metterlo in angolo. Perciò dedica il suo successo alle donne. E qualora il pubblico non l'avesse ripagata allo stesso modo, avrebbe comunque evitato di fare grande. Difatti, la sua vita non sarebbe cambiata, in quanto voleva dispensare agli spettatori 3 ore di intrattenimento classico, per una domenica di buon livello. Il momento di cui va più fiera? L'intervista alla sorella di Stefano Cucchi. Un momento di grande intensità. Amadeus e Carlo Conti in squadra. Il successo a Mara Venier non interessa particolarmente. Al di là del contesto televisivo, conduce una vita parecchio normale lontana dal sistema. Non avrebbe mai pensato di conseguire tutto ciò, il suo sogno era aprire una profumeria. Mentre si tira fuori dai giochi per Sanremo 2020, il collega Amadeus ha dichiarato a TV Sorrisi e Canzoni che accetterebbe volentieri un'eventuale chiamata. Secondo quanto riporta Gente, potrebbe essere lui il conduttore, con dietro alle quinte Carlo Conti, insieme al quale ha collaborazione nella realizzazione dello show.